memoria ha bisogno di un linguaggio personale, tutto suo, per poter manifestarsi, e che questo linguaggio non è possibile prenderlo ripetendo e imitando la realtà. Oh, quelle sono state domande fondamentali per me. This is not what really happened. It's an imitation of how things were. Or does memory need its own language in order to be interpreted? Allora proviamo che mi allontano da qui. Non mi allontano della situazione. No, mi allontano da quella forma. Tento di andare a cercare da un'altra parte, lì dove io sentivo che c'ero con il corpo, e quindi probabilmente, perdendo un po' il rispetto al teatro, ma probabilmente quella stessa situazione la potrei fare così. What if I remove myself from this model and put my respect for the theater to the side for a while, in order to find again the physicality I perceived when using the stick? I could do this. È venuto un po' strano, ma comunque è venuto un po' strano, ma ci serve per riflettere. Certo che è diversa, questa è una cosa, questa è un'altra. Chi guarda questo certamente può dire con molta certezza, magari c'è una persona che sta aspettando, forse sta aspettando qualcosa di importante. Ok, ma quella chiarezza con la quale posso dire c'è una persona che sta aspettando magari, è semplicemente perché si fanno una serie di gesti che chiunque crediamo fa quando aspetta, ma non perché stia veramente aspettando. Invece questa, chiaro, questo è meno chiaro, questo già è più difficile, però è una forma che ci prova a suggerire, non a spiegare. Forse questo. When I look at this scene, several ideas come to mind. One is that it leads to a wider interpretation. During the scene with the chair, viewers can say, yeah, this person's waiting, maybe for something important. They come to this conclusion because the scene shows gestures and movements that people do while they're waiting, not because someone is actually waiting. In the second example, the unity of concept image is not based on a normal recognition process, but on a process of elaboration which suggests rather than explains. Ma non è ancora esattamente. Questa è una, questa è un'altra. Questa non è quella che raccoglie le cose alle quali ci tengo, le cose che sento, porca miseria, quelle cose. No, e questo è un po' analogico, sì, va bene, un bel gioco. Ma se mi allontano ancora da queste forme, non so, might there be a logic linked to memory that is driven by associations of the evocative force of such a process?